noi siamo in giardino. Siamo sì, in giardino. Vabbè, perché ormai, vabbè, la primavera in realtà è un po' superata, dobbiamo dire. Anche perché se in giardino tempo si va solo in primavera. Però con questo popò di fiori che ci abbiamo. Questo popò. Come state? Tutto bene? Allora, io ovviamente oggi sto senza voce. Ci sta. Perché abbiamo Anch'io, fatto, quante puntate abbiamo fatto? Tantissime puntate e la voce era sempre ok. Invece oggi pomeriggio, che abbiamo, dove abbiamo cambiato il nostro assetto, vi faremo vedere, abbiamo acquistato altra merce, materiale per poter andare in diretta. Non so se si può far vedere, vabbè. Poi ve la facciamo vedere, magari vi mettiamo una foto. Ma far sentire. Niente, proprio oggi pomeriggio io sto senza voce, però cercherò di cantare ugualmente. Ma questo è un orario in cui dovevamo stare a dormire, mi hai fatto svegliare. Mi hai fatto svegliare, monta quell'altro, io volevo dormire. Allora, sei lamentoso. Posso dormire mentre... Per la musica si fa questo ed altro. Sempre sia lodata. Sempre sia lodata. Anche perché, insomma, a breve inizieranno i concerti dal vivo, quindi... ragazzi, mi raccomando, attivatevi, iniziate ad informarvi dove ci saranno concerti, eventi e... Dove ci saremo noi, ovviamente noi. Vi faremo noi sapere. E dovrete esserci necessariamente perché, insomma, abbiamo bisogno del vostro sostegno, come un po' tutti i musicisti in questo periodo hanno bisogno del vostro aiuto. Ok, detto questo, come state? Scriveteci. Io nel frattempo condivido, vi dico, se potete, se volete, di condividere la puntata sul vostro profilo Facebook o di diffondere comunque il verbo, come dico io, in modo tutti tale... questi riferimenti, come dire, ecclesiastici, vabbè, ok. Vabbè, dai, ci sta. Beh, tutto. Ci vuoi cantare qualcosa senza voce? Vi canto qualcosa senza voce. Attenzione, allora, senza sì, voce. È il primo brano che abbiamo... deciso, ora ecco, vedete, mi sentite meglio, è tutta un'altra storia adesso, così è un brano stupendo del repertorio classico napoletano e parliamo di Anima e Cor. Beh, veloce, nel frattempo però siete ancora pochini, Mena, connettetevi con noi. Nel frattempo vi faccio sentire qualcosa, via, Anima e Cor. Aspettate che sta, non stava dall'inizio la base. Ovviamente dateci i vostri feedback sulla qualità audio della base e del microfono, perché abbiamo cambiato un attimino il nostro assetto. Tenimaccia così Anima e cuore, non ce ne stiamo più, manco per un'ora. Sto desiderio e te mi fa paura, campa con te, sempre con te, per non morire. Parola amara, se ho bene per campare con un respiro, si smania pure tu per questo amore. L'anima così, dopo vi spiego perché sto ridendo. E a vedere di là come si sente. Tenimma già così anima e cuore, non ce la siamo più manco per ora. Sto desiderio e te mi fa paura, te per non morire. E ci diceva fa parola amara, se ho bene può campare con un respiro.
già così, anima e cuore. Grazie mille Pino, che bel valzer inglese. Quale valzer? Sul ritmo, suppongo che si riferisca al ritmo. Ah, ok. Ciao Pino, ciao Maria Pia. Ti sei resa conto che ho spento quel microfono? Mi senti di là? Senti? Sto parlando da questo, certo. Ora non ce l'ho più e quindi lo tolgo. Ok. Allora, ci siamo un po' evoluti, e come ogni puntata del resto, e insomma oggi abbiamo cambiato completamente dimensione. Come si sentiva rispetto al solito, perché ci segue da sempre, supponiamo pepino. Molto meglio, però fateci sapere, dateci un feedback. Grazie mille Pino, un bacione grande. E, insomma, abbiamo iniziato così con le melodie napoletane e andiamo avanti con il nostro Andrea. Cosa ci segui? Che cosa ci segui beh, con il tuo clarinettino? Senti, io sono mi hai fatto svegliare, mi hai trasportato portato qui con la forza dentro al giardino, e adesso io voglio fare una cosa trasgressiva, una cosa che col clarinetto non si dovrebbe fare. Una cosa trasgressiva? Una cosa che col clarinetto non si dovrebbe fare, una cosa brutta, cioè bella, ma col clarinetto non si dovrebbe fare. Aspetta, cosa vedo? Cosa vedo nei miei occhi? E Queen! Sì! Col clarinetto! Mi dovete una canottiera, aspetta, e il baffetto. Sei già grezzo così, non ti preoccupare. Io proverò a interpretare per voi una versione che ho trovato di Bohemian Rhapsody col clarinetto. Grazie Claudia Mangione, grazie mille ragazzi, seguiteci, condividete la puntata se potete sul vostro profilo Facebook oppure anche il link YouTube che vi magari potete trovare ora sul profilo Facebook, ok? Oppure cercate Veronica Sinigaglia su YouTube e condividete il link. Bello il giardino, Andrea. So che opera tua. Certo. Sì, Maria Piatti. Sì, ora però abbiamo cambiato scenario perché stiamo cambiando repertorio. Sì, siamo lanciati nei grandi Queen. Speriamo di essere all'altezza. Allora, vediamo se il nostro Andrea è pronto. Sei pronto, sì, maestro? Sì. Chiamami Freddy. Bene, Freddy, ti cedo le cuffie. Siamo tornati però indietro dal punto di vista delle cuffie. Delle cuffie, vabbè. Troveremo anche qui la soluzione. I miei capelli tutti appiccicati con questa cuffia. Allora, 3, 2, 1, buon ascolto. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and
Scaramouche, will you do the Fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Bismillah, no, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let him go. Bismillah, we will not let you go, let me go. We will not let you go, let me go. We will not let you go, never let me go. No, 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 no. Mamma mia, let me go. Be awesome, as the devil put aside for me. Certamente un'atmosfera completamente diversa, con uno strumento completamente diverso, però va bene, dai, è piaciuta comunque. Bravo Andrea, scrive Giuseppe. L'ho pagato prima. Sì, è l'amico tuo, cugino, parente. Giuseppe. Lo so chi è Giuseppe. Allora ragazzi, andiamo avanti con la nostra scaletta. Come state? Cosa farete stasera? Avete prenotato già da qualche parte? Uscite? State andando un po' in giro sempre? Tranne a quest'ora dovete stare con noi, oppure condividete la puntata con i vostri amici e la potete vedere in loro compagnia mentre bevete un caffettino prima della spesa, dell'uscita, della passeggiata, o anche se siete in spiaggia al mare potete ascoltarci, chiaramente, sempre se volete. Se c'è campo. Non c'è nessuno. Senti, ci mettiamo col muro dietro, sì, mi piace. No, ma che muro? Dai, ci sta, il bello, no, voglio il muro. Voglio il giardino. No, devi realizzare il muro. No, dimmi il giardino. Perché io sono egocentrica e quindi... ti metto la canzone. Allora, il prossimo brano è Stasera pizza, dice Anna. Brava, ok, ora vi guardo, bravissima Anna. E, sì, stasera neanche noi abbiamo deciso. Che facciamo noi stasera, Andrea? Niente, stiamo qui. Perché siamo usciti praticamente quasi ogni sera questa settimana e quindi stasera dovremmo restare a casa. Però vabbè, niente detto. Poi in questo periodo, voglio dire, anche una passeggiatina così last minute si può fare. Allora, il prossimo brano è quello di una cantante meravigliosa, bravissima tecnicamente. Non è una cantante che insomma vediamo spessissimo, perché come al solito le persone non se la caga nessuno, non le fanno cantare. Però il brano è stupendo, si chiama Egocentrica. Andrea dice che racconta di me questa canzone, ma non ci credo, perché figurati, sono così brava che guarda. È un po' brutto. È un po' brutto, come dice Zaira. Va bene, ragazzi, buon ascolto. Egocentrica. Vi ripeto, sono un po' senza voce. E questa canzone sarà un po' difficile da affrontare, però noi ci proviamo, ok? Mettiamo le mani avanti. Uno, due, tutte e due messe avanti. E buon ascolto, via. Un po' più.
sta giocando a ping pong, ragazzi, mentre canto. Non mi distrarre, che questo è difficile. Cerco le attenzioni di quegli uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, coi giudizi e le paure di chissà che sono pure un po' egocentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire ad essere l'unica. Non seguo la moda e non sono consumista, non distingo una scoda da un appunto, da una fiesta corro, anche se questo vento non mi porterà mai più in alto, perché vivo solo quando amo, rido, piango e canto. Ah, 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 ah. Egocentrica, e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire d'essere l'unica. Se poi mi dai appuntamento stasera, non aspettarti che arrivi a quell'ora. Chiamami e fammi sentire, signora, come una bimba, tu sai sono ancora. E a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima e vuol sentire d'essere l'unica. Egocentrica, lunatica, l'ultima, l'unica. Egocentrica, e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire ad essere l'unica. Egocentrica, lunatica, l'ultima. Ora che sapete perché sono qui davanti, non mi giudicate male, perché riflettori spenti, sono fragile anche timida, ma non per questo stupida, e dopo il palcoscenico una vita vera ancora non ce l'ho. Bah. 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 Dai, è simpatica questa canzone, mi piace un sacco, tra l'altro tecnicamente non semplicissima. E considerando il fatto che non... Mani avanti tutti insieme, mani avanti. Nella forma della migliore delle forme. Dai, però non mi lamento, vai. Allora, Francesca ci saluta. Aspetta, rispondiamo in ordine. Allora, in ordine. Andrea, sì. Rivedo la pallina. Sì, l'ho rimontata. La pallina che Diana aveva. Sì, ma io, Anna Parisi, l'avevo salutata. Ha detto pizza, ci saluta. Ok, ciao Annina. Poi Margherita, che sarebbe Francesca. Maria Luisa ci saluta, Andrea rivedo Margherita che sarebbe Francesca, che sarebbe Francesca perché è Maria Luisa che sarebbe mamma. Diana perché Diana perché è il profilo pallina. Della mamma, ci sta seguendo il profilo della mamma. Poi Maria Luisa rivede la pallina da ping pong, esatto. Che la cui figliuola aveva e il nostro staccato. Caro presidente della Tennis Tavolo Dolmen Giuseppe Dell'Olio ci dice che fra un po' si ricomincia, quindi io le dirette non le faccio più, me vado a giocare a ping pong. Oppure facciamo le dirette mentre non te lo devi prendere, non devi dirlo a me, devi dirlo a loro. Che a cosa? Loro che ci seguono. E tu te ne vai. Cioè, non mi sembra normale. Vi sembra normale? Non mi sembra normale. No, ma oh. Loro, guardano te, non guardano. Francesca Rumma che ci saluta, deve studiare questa canzone che io ho appena cantato. Francescino. Dove? Ce la farai e come? Poi magari la vieni a cantare in diretta. E poi abbiamo. Mariangela, ciao Mariangela, complimenti, che voce, grazie mille, grazie, ho detto oggi non sono proprio in forma, mi dovete scusare. C'è lo schermo, allora. Lì basta, metto le mani avanti. Senti, mi puoi togliere questo? Sara Brescia, ciao Veronica Sinicara. Oh, Sinicara. Sara, signori, squillo alle trombe. Perché c'è Sara Brescia? Squillo alle trombe, le chiamo? Comunque. Posso farlo, scusate. Voi sentite qualcosa?
No, ok. Vabbè, ma avvisami. Si sente che cazzo. E me ne dimentico, ok, va bene, me ne posso dimenticare. Vabbè, allora, okay. Nel frattempo, Rosa Pasquale anche. Ciao Rosa, come stai? Tutto bene? Che dicono le bimbe? Allora, prossimo momento musicale. Quindi che facciamo? Torniamo nel giardino, perché io devo fare quel brano di Bach, quello bello. Allora, torniamo un attimo nel giardino. Ragazzi, come state? Che state facendo? Qui qualcuno stasera va a farsi la pizza. Il resto della comitiva, qualcuno è libero? Usciamo? No. Tutti a casa, tutti in quarantena. Andrea adora la quarantena, cioè nel suo lato positivo, cioè nel suo essere a casa sostanzialmente. Allora, cosa suoni? Cosa suoni? Bach? Cosa? Di Bach, un arioso. Cioè ti dai sempre un po' di anni, come al solito. 156, arioso di Bach. È bello. Sì, dammi le cuffie, che ho bisogno di sentirmi e risentirmi. Se ne stava dimenticando. E poi io non sono fondamentale per la tua vita, diciamocelo, sei uno fondamentale. Ora caffè, brava ora, Anna. Ora devi ballare. Io l'ho fatto poco fa. Buono, ci voleva proprio perché stavo dormendo. È un orario un po' difficile. Allora, Bach, arioso. Johann Sebastian Bach. Bach, pronuncialo bene. È bello però, eh? È Bach, però è bello. Perché Bach è... Vabbè, basta. Scientifica, cioè ci sta, ci Bach sta, con la ci divulgazione, sta, la divulgazione scientifica ci sta. Ho raccontato la tua evoluzione, ti diciamo. Sentivo, io so che i microfoni sono attivi, quali no, sai. Comunque Daniela ci ha scritto che la musica era troppo alta e la mia voce non si sentiva. È fatto apposta. Non ti devi sentire la voce, tu devi sentire la musica che stavo suonando io, tu eri giusto un contentino così, tutto sotto.
Ah, ma no, spero che si riferisse a questo. Dani, ti riferivi a questo momento o a quando ho cantato la canzone? Perché quello mi preoccuperebbe di più. In diretta. Oh mio Dio, oh mio Dio, un'emergenza. Come mai? Non sappiamo. Allora, bravo Andrea, scrivono. Bravo Andrea. Comunque, fateci sapere sempre, dateci i vostri feedback audio. Allora, il prossimo brano... Andrea sta perdendo sangue. È uscito il... All'improvviso. Attenzione, il clarinetto fa male, è uscito sangue dal naso, non so perché. Allora, consigli, perché come comportarci in caso di emergenza sangue? Lo so benissimo, succede da sempre, nella mia evoluzione, è sempre successo. Non è una gag, mi sono usato veramente il sangue dal naso, come potete vedere, No, ma che schifo, non far vedere certe cose, no? Ma che se ne importa del tuo sangue? Ehi, prendi il microfono giusto. Aspetta, devo prima cercare la base. Allora, sì, okay. Non mi ricordo la canzone che avevo deciso di fare. Comunque, ragazzi, allora vediamo un po' se la trovo. Comunque, eccola qua. Allora, è sempre un brano. Ancora Simone Molinari, no, basta. Senti, mi piace. Oppure posso fare un brano di Arisa. Che mi piace. No, Arisa, ma è Arisa. Facciamo Arisa. Un brano che mi piace moltissimo. È troppo alta la musica? No, ok. Bravo Andre. Ok. Sì. Allora, quindi il prossimo brano, bellissimo. Troviamo una base decente. Bellissimo, voglio decidere. Sì, non ho scritto il nome della cantante. Però il microfono, te lo devo attivare io. Vabbè, ok. Se sto col microfono così succede qualcosa. Ah, è utile, vabbè. Aspetta, sì, vabbè, puoi accenderlo, tanto ce l'ho già in mano. Ecco, vedi il passaggio. Senti, Anna? Allora, ci siamo? Certo, Arisa, la notte. Ciao a tutti. Sento malissimo. È un po' sporca forse la base. Un po' gracchiante. Non basta un raggio di sole in un cielo blu come il mare, perché mi porto un dolore che sale, che sale. Si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché è un dolore che sale, che sale, che fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. Quando arriva la notte, resto sola con me, la testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore poi. Stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale, fa male. Arriva il cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Lo segue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. Sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Quando arriva la notte, resto sola con me. La testa parte e va in giro, in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà.
questa parte va in giro in cerca dei suoi, perché né vincitori né vinti se c'è sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Senti, se vediamo suonare, me lo tieni tu. Grazie Mariangela, che donna talentuosa. Grazie, grazie mille. Un bellissimo complimento. No, vabbè, sono solo Veronica. Allora, vabbè, sì, possiamo suonare. Come va il tuo naso? Se mi metto capasotto, probabilmente non esce. Vabbè, possiamo provare, aspettare qualche secondo. Se non succede niente, vuol dire che ti sei ripreso. Forse hai soffiato troppo il naso forte prima. Sei una ragazza donna. Brava davvero sta ragazza donna. Uomo. Grazie Anna. Devo sempre... No, non funziona più. Ok, lo tolgo. E devo sempre cantare una canzone ad Anna che mi ha chiesto da un po', però è proprio fuori dal mio repertorio, quindi è un po' così. Grazie, grazie ragazzi. Bacioni a tutti. Allora Andrea, dici un po', sei pronto? Sì. Io che devo fare? Oggi è che mi... Il programma sì. Di oggi me l'ha scelto lei. Mi ha buttato a fare i Queen. E adesso... Io. Mi ha dato Bach come contentino. E fra poco... Che cosa mi devi far fare? Amy Winehouse. Amy Winehouse, a me. E non so neanche... Boh, non ho mai ascoltato. Noi sperimentiamo. Non so neanche la canzone originale, in realtà, non la conosce. Ma mi rompi i capelli. Io quello che trovo scritto, leggo. Poi il resto è colpa di Veronica Sindicato. Dai che ce la fai, un applauso di incoraggiamento, vai Andrea, fazzoletto, applauso di incoraggiamento. Allora, vediamo, Back to Black? Sì Anna, no, la posso fare, il problema è che è proprio fuori dal mio stile. Ti riascolto dopo anni, sei bravissima, Rosalba, ciao! In questi anni ha studiato. Sì, vabbè, però in realtà non ci vediamo da un milione di anni e quindi è c'erano normale. C'erano i dinosauri all'epoca. Come diceva Albano. Esatto, c'erano i dinosauri. Il tempo in cui l'uomo ha sconfitto i dinosauri. Va bene, ragazzi. Beh, ci siamo? Andiamo. E andiamo, va. Cos'è la figa? Vedi com'è? La canto io. Vedi com'è?
Ora te lo posso chiedere, ma chi è Amy Winehouse? È di una di che epoca è questo compositore? È giovane, è morta di recente, tra l'altro, perché è morta, se non sbaglio, per overdose o qualcosa del genere. Comunque un talento, grandissima cantante, grandissima interprete e anche interprete. Ah, bravo. Bel pezzo, vedi? Vedi Pino che capisce? Visto? Non ha completato la frase. Ben apprezzato. Va bene ragazzi, stiamo per concludere questa diretta, intanto però dobbiamo salutare ancora allora Daniela che ci segue dalla sala parto, questa è una cosa magnifica. Non sempre qualcuno collegato alla sala parto. È sempre Daniela. Ah, è sempre lei, ok. È sempre Daniela che fa questo magnifico lavoro e quindi ci ascoltano dalla sala parto e noi siamo felicissimi, insomma, se riusciamo in qualche maniera a farvi compagnia e magari aiutiamo anche qualche mamma che è in una fase un po' difficile, diciamo così. E ancora la direttrice dell'Accademia Biagio Abate di Bisceglie ci sta seguendo, Enza Martina. Ciao Enza, so insomma che le attività didattiche sono riprese già dalla scorsa settimana. Non fare la gnorri, che tu stai anche dentro. Io sono dentro. Ho saputo che... E vabbè, chiaramente perché insegno canto lì e quindi insomma siamo ripartiti. E allora ancora Chiara Fanizzi, bravissimi, ciao Chiara, bellissima, come stai anche tu? E ancora Franceschina fa tanti applausi, tanti saluti. Bene, allora siamo arrivati alla conclusione. Non lo sa che le ho messo l'effetto chiesa? Non lo so, non sto sentendo quello che mi combini sotto. Mi diverto così. Perché non ti posso massacrare. Vi benedico. Vi benedico. Ok. Vi benedico con questo brano, un brano antico, facciamo passare la pubblicità, anche il volume. Comprate anche voi un cellulare nuovo bello, ok? Fruizziamo. Allora, alziamo il volume. Cuffiate. Allora, l'ultimo brano in scaletta. Alleluia, alleluia. Mettimi di nuovo l'effetto. Alleluia, alleluia, fratelli. Bene. Allora, ci siamo, possiamo ripartire, l'ultimo brano in scaletta, vi salutiamo e poi andiamo a fare la spesa anche noi. Cambio del microfono. Spesa. Sì? Cosa vorresti mangiare? Niente, c'è un po' troppo effetto, forse. Allora ragazzi, il prossimo brano si chiama In cerca di te. È stato reinterpretato da Simona Molinari, perché oggi è così, oggi va così, Simona Molinari. Day, il Simona Molinari Day, però in realtà non è un suo brano, è una rivisitazione, una reinterpretazione. Vieni, così non la canti. Starti. In cerca di te. In cerca di te. Cioè, chi l'ha capita? Nessuno. Cioè, io non l'ho capita, sto qua. Perché stavo in questo microfono. In cerca di te. Guardate, ragazzi. Bravo anche il tuo compagno, degno di te. Bah, diciamo, Rosalba, diciamo più o meno, ecco, lui ci prova ad arrivare al livello, ma è un po' difficile. Vabbè, si scherza, ragazzi. Allora, ok, mi togli un pochettino di riverbero, perché è ancora troppo, troppo, troppo riverbero. È arrivato Leano, un certo Pantaleuma Strapasqua che io non conosco, cioè proprio non lo conosco. Osco. Però Leano si è arrivato un po' tardi perché siamo arrivati all'ultimo brano in scaletta. Hai 44 minuti e 53 secondi a recuperare. Ecco, però vai indietro perché da YouTube si può rivedere la puntata. È indietro. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi ricordiamo di iscrivervi al canale YouTube. È importantissimo per noi che facciamo questa attività avere un seguito anche su YouTube. Quindi ragazzi, se avete un minuto, andate sul canale YouTube, andate su YouTube, scrivete Veronica Sinigaglia, canale, iscriviti. Ok? In questa maniera qui potete seguirci. Che gesto è questo? Vabbè. Potrete iscrivervi e quindi seguirci sempre. In cerca di te. One, vai. Two, three, four. Questa bella allegra. Ci vuole per la conclusione. Io non sento niente qua. Non è ancora niente. Sola me ne vo per la città, passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo e non sei tu, ogni voce ascolto e non sei tu,
dove sei perduto amore, ti rivedrò, ti troverò, ti seguirò. Io cerco invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. L'ho conosciuto ed ora so così l'amo, il vero amore, il grande amor. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Sola me ne vo per la città. Passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Certo, nel frattempo salutiamo tutti gli allievi dell'Accademia Biagio Abate di Bisceglie, sita in via Corso Garibaldi. Corso Garibaldi, venite a trovarci. Io cerco invano di dimenticare, il primo amore non si può scordare. È scritto un nome solo in fondo al cuore. T'ho conosciuto ed ora so che sei l'amor, il vero amor, il grande amor. Sola me ne vo per la città. Cercando te, sognando te, che più non ho. Mi piace questa nuova strumentazione, mi piace veramente. Anche la tosse mi piace. Anche a me piace. Allora, ciao ragazzi, siamo arrivati alla conclusione. Anche a me mi piace. Anche a me mi piace, senti, bello, mi spegni questo microfono e provo questo. È già spento. Allora, hai messo un po' troppo riverbero comunque. Allora, Enzo, abbiamo salutato tutti gli amici, Francesca, Pino e tanti altri che ci stanno seguendo, che ci seguiranno attraverso la puntata in podcast. E allora, poi Isabella di Lido, ciao cara, un bacione grande. Andrea si diverte oggi, proprio un divertimento. Cosa senti? Pino, bella chiusura, grazie Pino, questo brano mi piace da sempre ed è stupendo da cantare in questa versione di Simona Molinari, molto ritmata, molto ci piace ancora di più. Francesca, spettacolare, esagerata, grazie mille. Allora ragazzi, che dire, ci vediamo sabato prossimo, sicuramente abbiamo in ballo varie situazioni, cose, cosine, cosette, per cui aspettate le nostre notizie. Questa è una minaccia, ovviamente. E insomma, ci rivedremo e vogliamo che dovrete esserci dal vivo. Tutti quanti vi vogliamo carichi per un super concerto. Ora vediamo quando, poi vi diremo quando, dove, che ora e perché. Andrea, smettila. Allora ragazzi, un bacione grande, ci vediamo presto, alla prossima puntata, buona serata, buon sabato, buona domenica, riposatevi perché poi lunedì arriva presto, quindi mi raccomando, ci vediamo prestissimo anche noi, avrete le nostre notizie, questo è sicuramente una minaccia.